Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, grazie per le molte domande e per il benvenuto. Cominciamo. Bentornato a Modena Vetto. Cosa ti piace di più del tuo ruolo? Il mio ruolo è un po' fuori mano, no? Quindi si attacca da destra e magari si inizia a giocare attaccando da sinistra, quindi la zona 4. Invece alla fine anche per il palleggiatore è un po' più strano alzare dietro e ci si trova una parte di campo un po' particolare e bisogna avere dimestichezza dopo un po' con questa parte di rete e direi che forse l'alzata dietro è un po' sempre un'incognita su che cosa può succedere sia per il palleggiatore anche per l'attaccante e forse la parte più bella del ruolo è attaccare da questo angolo un po' diverso di rete. E che è un po' strano, sia credo da murare che da attaccare che da alzare, è l'opposto, no? E che attacca da dietro. Torni a Modena dopo 3 anni, cosa ti è mancato di più? Allora, direi. Dopo 3 anni fatti a Modena, dopo 3 anni fatti a Trento, credo che ci sia una storia da una parte che si ritrova, un'altra che si ricrea. Quello che è mancato di più sicuramente è un clima da palazzetto pieno, quindi l'augurio sicuramente sarà questo, che si possa giocare in un clima, in un palazzetto stracolmo. E sicuramente questa parte di una dimensione molto densa, molto intensa, in cui c'è questa forza che trasporta, questa forza che è unica a Modena e che ci dobbiamo tenere come qualcosa di sicuramente prezioso. Chi era il tuo idolo da piccolo? Difficile a dirsi, e sportivamente seguivo un po' in modo sporadico il rugby perché mio nonno giocava a rugby e il tennis, anche se non ho mai praticato e forse così a guardarlo giocare poteva essere sportivamente Federer. O magari c'è stato il periodo anche motociclette, ma questo non lo menzioniamo, in cui Valentino Rossi mi piaceva molto. Hai un sogno nel cassetto che ancora non hai realizzato? Ce ne sono vari, sia dentro la pallavolo che fuori. Diciamo che sono entrato dentro al mondo pallavolistico con tanti sogni che stavano più nella parte esterna della pallavolo e dello sport e quindi mi sarebbe piaciuto una vita nella natura, una vita a contatto con la campagna, con le colline anche vicino alle colline di Parma nell'Appennino. Però poi con l'avanzare degli anni dentro proprio allo sport da atleta nella pallavolo è stato bello incontrare un sogno che poteva essere quello di avvicinarsi anche ad un mondo più di ragazzi, quindi di adolescenti e insieme capire che cosa potesse essere un atleta o cosa potesse essere una carriera da sportivo. Ancora secondo me c'è qualcosa su cui lavorare e continuare a chiederselo insieme. Questo potrebbe essere un sogno abbastanza realizzabile su rispondere insieme, ecco, insieme ai ragazzi più giovani nelle varie attività sportive, culturali, quello che può essere un percorso di un atleta. Il tuo ricordo più bello delle stagioni a Modena? Ce ne sono vari, sicuramente, sia la Coppa Italia del primo anno, dopo appunto tutta questa grande rincorsa un po' quasi inaspettata verso
una vittoria molto molto bella, un incalzare di vittorie di tutto il gruppo. E sicuramente il secondo anno con un gruppo veramente molto unito e in cui sembrava di essere un po' un faro anche quasi all'interno di tutta quella stagione per anche le altre squadre. È un ricordo molto bello, soprattutto aver giocato con tante persone che sono rimaste amiche. E di averlo fatto in modo molto spontaneo, in modo molto naturale.